Anche dopo la fine della civiltà faraonica, alcune pratiche magiche si sono conservate intatte nella tradizione popolare della Chiesa cristiana copta e dell'Islam. Ve ne sono tracce persino nei libri di medicina del Medioevo e del Rinascimento europeo. La magia dell'antico Egitto è molto più vicina a noi di quanto possiamo immaginare. Oggi la parola magia evoca cerimonie proibite, rituali sinistri praticati da personaggi ambigui, per lo più con scopi malvagi. Ma nell'antico Egitto ben altro era il significato attribuito a questa parola. Tutti, dal faraone ai contadini, credevano negli enormi poteri delle arti magiche. La magia era il lato pratico della religione e gli antichi egizi si affidavano ad essa per ottenere un aiuto soprannaturale contro le avversità della vita. La magia era un punto di riferimento per tutti i desideri, le speranze e le paure della gente. C'erano rituali magici per migliorare la produttività agricola. Altri venivano eseguiti a complemento delle cure mediche. C'erano forme di magia nera contro individui o intere famiglie. Più tardi, a partire dalla fine del Nuovo Regno, si trovano anche incantesimi d'amore. Per gli egizi, la magia era antica come l'universo. Era di fatto la scintilla che aveva dato inizio alla creazione. Secondo il più famoso mito cosmologico, il dio Atum creò l'universo pronunciando il nome di tutte le cose. Ma fu il suo figlio primogenito, Eka, che infuse alle parole l'energia vitale, dando vita al cosmo e a tutte le altre divinità. Il compito di Eka era quello di infondere potere alle immagini. Si è anche ipotizzato che lo stesso nome Eka significhi colui che consacra le immagini, cioè che dà loro la vita. Eka era di fatto la divinità in grado di dare consistenza fisica a un'immagine o a una parola. Era il potere del dio Eka che trasformava le raffigurazioni delle offerte in offerte reali per il defunto. Eka faceva sì che i rilievi sui templi garantissero la vita eterna allo spirito del faraone. Di fatto, rendeva possibile la magia. Eka era la personificazione della magia. Rappresentava la forza che faceva funzionare l'universo. Alcune persone, mediante appositi rituali e formule magiche, erano in grado di servirsi del suo potere magico in modo assolutamente legittimo. In più di 3.000 anni di storia egizia, il potere magico di Eka venne utilizzato nelle cerimonie pubbliche a beneficio della popolazione e in privato a vantaggio dei singoli individui. Qualsiasi pratica magica si basava su tre aspetti: il rituale, cioè l'azione vera e propria, il testo, ovvero le formule che venivano pronunciate, e alcuni oggetti. Ciascuno di questi tre elementi aveva una componente magica. Gli oggetti magici erano di vario tipo. C'erano amuleti realizzati dagli artigiani, ma anche elementi presenti in natura, ad esempio lingue di lucertola o sangue di toro. Quasi tutti avevano un significato simbolico. Questo amuleto, ad esempio, veniva usato nei riti magici della fertilità e riproduceva la forma della conchiglia che ricordava l'organo sessuale femminile. I rituali del periodo greco-romano in Egitto tra il 300 a.C. e il 400 d.C. riguardavano prevalentemente salute, affari e amore. Venivano praticati utilizzando strumenti magici come occhi di scimmia, chiodi di rame provenienti dal relitto di una nave o lacrime d'asino. Spesso una formula magica rifletteva il periodo storico in cui era stata scritta. Uno degli ingredienti più utilizzati era il sangue coagulato di un gladiatore. Se si riusciva a metterne un po' in una fiala, si poteva ottenere una formula che aggiungeva potere, forza e vigore ad una pozione.
Molti testi magici, oltre a specificare gli ingredienti e gli amuleti da utilizzare e a fornire indicazioni sullo scopo dell'incantesimo, contenevano un breve racconto noto col termine di istoriola. Si trattava di vicende riguardanti le divinità. Il racconto mitologico veniva inserito non tanto a scopo didattico, per narrare eventi accaduti alle origini del mondo, ma per far sì che il potere di quella storia si estendesse al presente e che quel momento rivivesse nel presente. Di fatto, era il potere del mito che rendeva efficace una formula. Il rituale magico di per sé poteva essere molto semplice. Ad esempio, si collocavano su un piccolo altare statue votive, offerte di cibo, parti di piante o altri oggetti, e si recitava l'incantesimo. Nei riti di esecrazione, destinati a controllare o danneggiare altre persone, gli oggetti rituali venivano spesso legati, rotti, bruciati o fusi. Spesso il testo di una formula di esecrazione veniva seppellito in un cimitero abbandonato. Poiché nelle tombe più antiche le anime dei defunti non ricevevano più le offerte rituali, erano infuriate e predisposte a riversare la loro collera su chiunque venisse loro indicato. Dunque i cimiteri abbandonati erano i luoghi ideali dove collocare questi testi. C'erano rituali magici per qualsiasi cosa: per aumentare la memoria, vincere a dadi, ottenere un numero maggiore di clienti in una certa attività, distruggere un carro nemico e perfino per fare in modo che un rivale assomigliasse a un asino. I formulari avevano degli spazi in bianco per il nome della persona che voleva fare l'incantesimo. Il richiedente scriveva il proprio nome e spesso anche quello della propria madre, che era ritenuta fondamentale per rievocare gli antenati. Tra gli scritti giunti sino ai nostri giorni c'è un testo di epoca romana scritto per un pescatore di nome Severo. Nella parte iniziale sono raccontate diverse storie legate al mondo della pesca. È l'istoriola che ripercorre i precedenti miti. Alla fine è riportata questa frase: dal momento che tutte le altre storie hanno avuto esito fortunato, possa accadere lo stesso a Severo, figlio di Ioanna. Nel testo viene fatta anche un'altra richiesta. Severo ricorse infatti alla magia per ottenere una voce bellissima e diventare un artista di successo. Non permettere che mi lascino andare via, ma fai sì che mi chiamino per un bis, che possano chiudere i loro negozi e venire a vedere il mio spettacolo. In fin dei conti, Severo è un pescatore insoddisfatto che spera di diventare un grande artista e invoca le divinità affinché intercedano per lui, perché evidentemente la sua voce non è poi così bella. Non sapremo mai se l'incantesimo ha funzionato, ma è certo che in oltre 3.000 anni di storia egizia la fiducia nel potere delle arti magiche non venne mai meno. Gli antichi usavano la magia in ogni aspetto della vita quotidiana. Di fatto, quasi tutti gli incantesimi possono essere ricollegati ai primi rituali di Stato, ideati per annientare i nemici dell'Egitto. La valle del Nilo è un dono prezioso, una striscia di terra fertile nel deserto. Questa terra, così ricca e così amata dagli egizi, fu minacciata ai confini da molti nemici. In alcuni periodi, i nubiani attaccarono l'Egitto da sud. Gli ittiti premevano da est. I libici, più di una volta, violarono i confini da ovest e i popoli del mare attaccarono il paese dal Mediterraneo. Dovendo far fronte a queste minacce costanti, gli egizi potenziarono l'esercito e crearono una rete di fortezze. Ma anche la magia rivestì un ruolo importante nella difesa del paese. Le prime forme di magia consistevano in rituali di esecrazione per rendere inoffensivi gli eserciti nemici.
A partire dall'Antico Regno abbiamo testimonianze di riti precisi che rimarranno in uso fino all'epoca romana. Queste forme di magia avevano l'obiettivo di annientare i nemici dello Stato. Caratteristica era la cerimonia della rottura dei vasi rossi. Si scrivevano delle formule magiche su vasi d'argilla che venivano poi rotti e seppelliti in cimiteri abbandonati. Si utilizzava l'argilla perché questo materiale era connesso al dio Khnum, il grande vasaio che plasma l'umanità con il suo tornio. Per questo, nell'antico Egitto, ogni pezzo d'argilla simboleggiava una o più persone. Rompere questi oggetti e trasformarli in rifiuti era un modo per rappresentare la sconfitta dei nemici dell'Egitto. Una testimonianza di questo rituale è stata rinvenuta vicino ad un fortino egizio costruito intorno al 1700 a.C. a Mirghissa, in territorio nubiano, l'attuale Sudan. Durante gli scavi furono riportati alla luce cocci d'argilla rossa su cui erano incise maledizioni contro i nubiani. Secondo il rituale, i cocci dovevano essere sotterrati nei pressi di tombe abbandonate. Nel caso di Mirghissa non c'erano antichi cimiteri nella zona e per questo ne venne creato uno. Infatti sono stati trovati i resti del cadavere di un nubiano sparsi nell'area. Era stato decapitato e la testa collocata accanto a un vaso in frantumi e al coltello di selce usato per tagliargli la testa. Se non si ha a disposizione un'anima in collera, non resta che crearne una. Tra i reperti rinvenuti c'è anche un altro tipo di oggetto utilizzato nei rituali di esecrazione, il cosiddetto prigioniero legato. Si realizzavano semplici statuine in argilla, legno, cera o pietra, sulle quali venivano scritti i nomi dei popoli nemici, e poi si bruciavano, calpestavano, rompevano o fondevano durante rituali pubblici. Le statuine sono un'utile fonte di informazioni sulla geografia del vicino Oriente, perché su di esse venivano incisi i nomi di tutti i paesi nemici confinanti con l'Egitto. Le immagini rituali di questi prigionieri sono antecedenti perfino all'Antico Regno. A partire dal 3100 a.C. le troviamo lungo tutto l'arco della storia egizia. Venivano dipinte perfino sulle suole dei sandali, di modo che potessero essere calpestate ad ogni passo. In questo caso, la base della porta di un tempio è stata modellata con la forma di un prigioniero legato. Se si osserva questo oggetto, si può vedere l'immagine di un prigioniero con le mani legate dietro la schiena. Al centro della schiena era stato fatto un foro, di modo che quando la porta si apriva e si chiudeva, il prigioniero era come schiacciato da questo movimento. Ogni mattina, aprendo e chiudendo semplicemente la porta, si rappresentava la sconfitta dei nemici d'Egitto. La magia era il cuore della religione egizia ed era praticata dai sacerdoti e dalla famiglia reale. Tuttavia, non sempre fu utilizzata per il bene del paese, come avvenne nella cospirazione del 1160 a.C. durante il regno di Ramesse III. Il regno di Ramesse III fu caratterizzato da una certa instabilità politica. Ci fu un complotto tra i membri della famiglia reale, organizzato da una moglie secondaria per far salire al trono suo figlio Pentahuret. Tra i cortigiani e gli ufficiali coinvolti nella cospirazione c'erano anche diversi sacerdoti esperti in arti magiche. Secondo le testimonianze storiche, vennero incise delle formule magiche su fogli di cera che vennero poi plasmati in modo da ottenere le statuine rituali. Come avveniva in molti rituali di magia nera, le figurine vennero distrutte per annientare il nemico. Ma in questo caso l'obiettivo era lo stesso faraone d'Egitto, Ramesse III. I cospiratori vennero catturati e processati, ma non vennero condannati per aver usato arti magiche. Non era questo il capo d'accusa. Il reato fu quello di aver cercato di arrecare danno al faraone.
La magia nera evidentemente era ritenuta legale perché i testi con le formule di esecrazione erano ampiamente usati nei rituali di Stato. Ma in questo caso i poteri magici erano stati impiegati contro il faraone. Non è la magia a essere condannata, ma il tradimento. Quasi tutti i cospiratori vennero condannati a morte, incluso l'aspirante faraone Pentahuret. Siamo riusciti a identificare il suo cadavere. Nelle tombe reali sono stati rinvenuti i resti di una persona che venne mummificata mentre era ancora in vita, o forse persino avvelenata prima della bendatura. Dalla sua espressione si deduce che morì in modo terribile. Pare che abbia ispirato la scena della sepoltura di Imhotep nel film La Mummia. Nonostante questa famosa congiura, la magia nera continuò a rappresentare un elemento centrale della religione egizia ed è probabile che abbia influenzato anche altre civiltà. Nel libro di Geremia, nel Vecchio Testamento, c'è una storia che sembra rifarsi direttamente alla tradizione egizia. Seguendo le indicazioni di Adonai, Geremia si reca a Gerusalemme, dove lancia una spaventosa maledizione contro gli israeliti, che si avvererà se non smetteranno di adorare false divinità. Rompe quindi un vaso d'argilla e pronuncia la maledizione. Spezzerò questo popolo e questa città come si spezza un vaso di terracotta che non si può più accomodare. Geremia, capitolo 19, versetto 11. I malefici usati nei rituali pubblici che sembrano aver ispirato Geremia venivano impiegati anche ad altri scopi, in particolare ai problemi d'amore. Per gli antichi egizi tutto era lecito, in guerra come in amore. Il tempio era il luogo per eccellenza della magia. Nel tempio si tenevano i rituali di esecrazione, venivano ideati nuovi incantesimi e si raccoglievano, copiavano e studiavano i testi esistenti. I sacerdoti del tempio erano i custodi di queste tradizioni, erano gli autori e i maggiori esperti di magia. Eppure le arti magiche non erano confinate solamente entro le mura dei templi. Solo i sacerdoti di rango più elevato vivevano all'interno del tempio tutto l'anno. Gli altri prestavano servizio per alcuni mesi e venivano poi sostituiti. C'erano indicativamente 5 gruppi di sacerdoti che si alternavano nell'arco di un anno. Per il resto del tempo erano liberi di svolgere le proprie attività come agricoltori, burocrati o esperti di arti magiche. Il sacerdote che prestava lavoro saltuario era a conoscenza dei rituali magici che si svolgevano nei templi. Era quindi naturale che la sua esperienza nel campo della magia venisse poi utilizzata nei villaggi. Nei villaggi, i sacerdoti adattavano i rituali di esecrazione ideati per contrastare i nemici dello Stato ai bisogni quotidiani della popolazione, come la salute, gli affari e l'amore. Anche in questo caso si citava una istoriola, cioè il breve racconto di un antico mito. Iside, la dea madre, e suo marito Osiride, re del mondo ultraterreno, erano spesso invocati negli incantesimi d'amore. Le formule di esecrazione volte a sottomettere un nemico venivano utilizzate non più per fini difensivi, bensì amorosi. Al museo del Louvre è conservata una statuetta d'argilla di una donna in ginocchio con le mani legate dietro la schiena. In questa posizione ricorda l'immagine del prigioniero legato. Venne preparata per un incantesimo d'amore. Li chiamiamo incantesimi d'amore, ma in realtà hanno come fattore dominante il sesso. La statuina del Louvre risale al periodo romano, intorno al III o IV secolo d.C. Fu ritrovata in un vaso d'argilla insieme a un testo magico inciso su una sottile lastra di piombo. L'incantesimo dava istruzioni specifiche su come svolgere il rituale. 13 spilloni di rame dovevano essere metodicamente inseriti in punti diversi della statuina. Ogni volta che si inseriva uno spillone, doveva essere ripetuta la stessa frase.
Dal momento che ti perforo in questo punto, tu non penserai ad altri che a me. Significava di fatto costringere una donna ad avere rapporti sessuali solo con la persona che faceva l'incantesimo. Quindi la donna non doveva più avere rapporti neppure con il marito. Lo scopo essenziale non era quello di far innamorare una persona, ma piuttosto di soggiogarla. E questo riporta all'antica immagine del prigioniero legato, annientato e inerme. È l'applicazione in campo amoroso delle classiche formule di esecrazione. Se nel villaggio cominciava a circolare la voce che qualcuno aveva fatto un incantesimo per sedurre una donna, questa donna sapeva di non potersi opporre alla magia. Si poteva resistere a una persona, ma non certo al potere delle divinità. È una forza cosmica alla quale non resta che arrendersi. Nell'Egitto dell'epoca greco-romana, le formule magiche di tipo amoroso erano spesso collocate nei cimiteri abbandonati o perfino dentro i cadaveri. Questa prassi si ricollega ai riti di esecrazione. Si collocavano statuine di nemici in cimiteri abbandonati. Dietro compenso, o tramite il sacerdote stesso, le formule venivano inserite nelle tombe nella bocca di un cadavere. In una di queste fatture, il richiedente spera di ottenere i favori di una donna sposata di nome Carusa. Il testo è indirizzato proprio al cadavere. Risvegliati per me. Realizza ciò che è stato scritto e inserito nella tua bocca. Fai in modo che Carusa non pensi più al suo sposo, al figlio, a bere e a mangiare, ma che si sciolga di passione e amore e abbia con me rapporti sessuali, presto, molto presto. Questo tipo di formule magiche restò in uso anche per diversi secoli dopo che il cristianesimo iniziò a diffondersi in Egitto. Molti monaci che si convertirono al cristianesimo erano stati educati secondo le antiche usanze magico-religiose. Per questo, la magia continuò ad essere praticata nella Chiesa cristiana dell'Egitto, la Chiesa copta. Anche durante il periodo cristiano abbiamo testimonianze di rituali magici e di fatture. C'è il caso di un uomo che ricorre alla magia per permettere ad una donna di eludere la stretta sorveglianza dei familiari. O ancora il caso di una madre che è preoccupata che suo figlio frequenti la ragazza sbagliata e getta un maleficio sulla fanciulla per liberare il figlio da questa situazione. E sembra proprio che gli autori di questi incantesimi fossero monaci copti, cioè colti rappresentanti delle primitive istituzioni cristiane. La magia sopravvisse nel periodo copto perché si trattava di una prassi ampiamente in uso all'interno delle comunità. Non venne mai autorizzata formalmente dalla Chiesa copta, ma le pratiche magiche furono sempre eseguite in modo ufficioso e sono in uso anche oggi. Ricollegandosi alle pratiche dei sacerdoti d'epoca faraonica, i monaci copti si servivano di figurine legate per realizzare i loro sortilegi. In genere si trattava di fatture commissionate da un uomo nei riguardi di una donna, ma l'obiettivo poteva anche essere un altro. Spesso nei testi copti si trova un tipo di incantesimo che mirava a rendere impotente l'avversario. Per raggiungere questo scopo si legava l'organo sessuale del rivale. Eccone un esempio. L'incantesimo è scritto in lingua copta. Ci sono dei riferimenti a Gesù, ma la magia proviene dalla cultura dell'antico Egitto. Episterioma, pamur et kefnuta, e pamur et pre, pamur in tau ur Jesus po Christos in het efhigen peshe, in pestauros. Il sortilegio invocava l'intervento del cielo, della terra, degli uccelli e della luna, così come il potere usato da Gesù Cristo quando venne crocifisso. Il testo recita che il membro maschile di, e qui c'era lo spazio bianco riservato al nome del rivale, possa seccare e diventare come un cencio su un mucchio di letame. Possa non avere più un'erezione, che non abbia più rapporti sessuali con, e qui c'era lo spazio riservato alla donna desiderata. Allora, come oggi, il sesso aveva molta importanza nella vita delle persone.
lo si può riscontrare nei rituali magici dall'epoca dei faraoni al periodo greco-romano fino a quello copto. In tutta la storia dell'Egitto, la stessa importanza veniva attribuita soltanto alla salute, specialmente durante la gravidanza e il parto. Secondo un antico testo egizio, gli dei donarono agli uomini la magia per far fronte alle avversità del destino. E forse non c'era disgrazia più grande della morte di una persona cara per un incidente, una malattia o durante la gravidanza e il parto, che erano molto rischiosi. A causa dell'alta percentuale di mortalità infantile, era necessario prendere ogni sorta di precauzione, incluse le arti magiche, per proteggere la madre e il figlio sia durante il parto, sia nel periodo successivo alla nascita. Esistevano diversi tipi di incantesimi. La raccolta di questi testi è intitolata Pratiche magiche per madre e figlio. Tra gli strumenti utilizzati nei rituali c'erano delle zanne di ippopotamo, in modo da garantire un collegamento diretto con la dea Toeri, protettrice della gravidanza. Queste zanne spesso appaiono logorate alle estremità, perché venivano utilizzate per disegnare un cerchio magico intorno al letto della madre e del bambino. Anche i recipienti che contenevano gli unguenti magici da utilizzare a favore della donna incinta erano associati alla dea Toeri. Queste statuette raffigurano una donna incinta con le fattezze della dea Toeri, metà donna e metà ippopotamo. Forse i diversi unguenti conservati nei vasi venivano usati per curare le smagliature. Poiché l'unguento proveniva direttamente dal corpo della dea protettrice della gravidanza, quando veniva applicato su una paziente, si riteneva che le trasmettesse il potere della dea stessa. Questo legame tra magia e medicina non era insolito. Nell'antico regno, alcuni medici erano noti come i profeti di Eka, il dio della magia. Anche i testi magici riguardanti la salute includevano l'istoriola. Di solito erano racconti che narravano le vicende di Iside e Horus. I miti che hanno come protagonisti Iside e Horus narrano di come Iside riuscì a curare Horus da una puntura di scorpione. Molti riti magici dell'antico Egitto venivano eseguiti per evitare morsi di serpente o di scorpione. I miti di Iside e Horus ispirarono uno degli ingredienti ritenuti più efficaci nei rituali di guarigione: il latte materno di una donna che aveva dato alla luce un figlio maschio. Ma non era sempre possibile avere a disposizione il latte materno di una donna che aveva partorito un figlio maschio. Per questo alcuni recipienti avevano la forma di una donna con un bambino. L'atto di mettere del latte in questo contenitore era sufficiente a trasformarlo nell'ingrediente desiderato. Inoltre, ci si aiutava recitando formule magiche e rileggendo l'istoriola di Iside e Horus. Questo rimedio curativo si diffuse anche in altri paesi. Ippocrate, medico greco del IV secolo, lo incluse tra le sue ricette. Questo ingrediente venne usato nella medicina occidentale fino al XVII secolo, quando compare in un erbario inglese come rimedio per curare diverse malattie. Il latte di Iside venne ampiamente utilizzato nel Medioevo e nelle fasi iniziali della medicina moderna. Nei tempi antichi, Horus fu al centro di altri racconti. La sua lotta epica con Set, la divinità del caos, veniva spesso recitata come antefatto mitologico nei rituali di guarigione. Secondo la leggenda, Set strappò un occhio a Horus durante un furioso scontro. Tuttavia, Thoth, dio della scrittura e della medicina, riuscì magicamente a risanare l'occhio.
Citando questa parte del mito, si riteneva di fatto che ciò che era accaduto al tempo degli dei si sarebbe verificato anche nel presente e che quindi il paziente sarebbe guarito. Secondo diversi testi antichi, Thoth sputò sull'occhio ferito di Horus e l'occhio si risanò. Per questo motivo, nei rituali magici dell'antico Egitto si ricorre regolarmente all'atto dello sputo. L'occhio risanato di Horus divenne noto col termine di Ujat e si trasformò in uno dei più comuni amuleti dell'antico Egitto. L'Ujat esiste tuttora, è il simbolo utilizzato anche da alcune farmacie moderne. Oltre allo Ujat, anche l'uso dello sputo nelle pratiche di guarigione è stato assorbito da altre civiltà. Lo sputo come rimedio miracoloso è citato anche nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Marco, dove si narra che Gesù donò la vista a un cieco dopo avergli messo della saliva sugli occhi, proprio come fece Thoth nel racconto mitologico. Questa pratica era molto diffusa nel vicino Oriente. L'episodio evangelico può essere stato ispirato dalla tradizione egizia o, più semplicemente, legato a una terapia curativa in uso in Palestina. La biblioteca di Nag Hammadi, una collezione di antichi testi mistici cristiani trovati in Egitto, comprende anche scritti che forniscono le istruzioni necessarie a svolgere rituali di guarigione. Il libro segreto di Giovanni comprende una lista di 365 nomi esotici di angeli, ognuno dei quali associato a una parte del corpo. Taspomoca, l'occhio sinistro. Hieronymus, l'orecchio destro. Se si aveva un dolore alla spalla o al ginocchio, era necessario conoscere il nome dello spirito che presiedeva a quella parte del corpo, in modo da poterne richiamare il potere curativo. Era auspicabile disporre anche di una pietra dai poteri magici, che doveva essere ad esempio rossa in caso di dolori ai reni, gialla per un'altra parte del corpo. La pietra veniva posta sulla parte malata, si invocava lo spirito e la magia contribuiva alla guarigione. Testimonianze di altre tradizioni magiche vennero trovate qui, nella sinagoga Ben Ezra del Cairo, una delle più antiche dell'Egitto. Secondo la legge ebraica, i libri sacri in disuso devono essere seppelliti secondo un preciso rituale o conservati in un locale chiamato Genizah. Nella sinagoga Ben Ezra sono conservati non solo i libri di preghiera, ma anche testi di magia risalenti ad un periodo che va dal 900 al 1300 d.C. Questi testi spesso menzionano rituali magici simili a quelli utilizzati nell'antico Egitto. Anche se l'ebraismo non accetta formalmente la magia, i testi della Genizah sono profondamente radicati nella tradizione giudaica. A volte i testi di magia citano episodi biblici, altre volte interi versetti. Il riferimento a questi testi sacri permette di acquisire il potere proprio di quel salmo o di quella storia, per poi trasferirlo ad una situazione del presente. Questo incantesimo invoca sollievo da tutta una serie di malattie, tra le quali il mal di testa, il tremore, la debolezza e più in generale chiede che vengano tenuti lontani tutti i nemici e le indisposizioni. I testi magici della Genizah presentano una caratteristica comune alle tradizioni copte e a quelle dell'antico Egitto, la fede nel potere magico delle parole. Questa stessa concezione si riscontra anche in un'altra tradizione popolare, quella dell'Islam. In origine, il Dio creatore pronunciò il nome di tutte le cose e in seguito il Dio Eka diede vita all'universo. L'enorme forza evocativa delle parole, in grado di dar forma e vita alla realtà, indusse gli antichi egizi a considerare la scrittura con reverenza e timore.
Gli egizi erano abituati a considerare la scrittura come qualcosa di sacro che conteneva materialmente il potere divino. I geroglifici erano segni sacri ed è questo, infatti, il significato stesso della parola. Tuttavia, la maggior parte degli antichi egizi era analfabeta, quindi bisognava acquisire il potere delle parole senza saper leggere. Si versava dell'acqua sulla superficie dell'amuleto o lo si immergeva in un recipiente pieno d'acqua. Il liquido si impregnava del potere dell'incantesimo e poi veniva bevuto. La pratica in uso nell'antico Egitto di bere acqua dalle virtù magiche riappare anche in epoca biblica. Nel libro dei numeri dell'Antico Testamento è descritta una procedura che serviva a verificare l'onore di una donna accusata di adulterio. Per prima cosa, un sacerdote doveva far cadere un po' di terra proveniente dal Tempio di Salomone dentro una bacinella piena d'acqua. In seguito si immergeva nell'acqua un papiro con la formula magica, lasciando dissolvere il testo. La donna sotto accusa era costretta quindi a bere la pozione. Si riteneva che se fosse stata infedele, Dio l'avrebbe maledetta, impedendole di portare a termine gravidanze illegittime. Il rituale si rifà all'antico Egitto. Chi beveva il liquido assimilava il potere benefico o malefico delle parole in esso disciolte. Il giudaismo attribuiva grande importanza al potere della parola scritta. Fin dai tempi più antichi, la scrittura ebraica venne vista non tanto come un modo di trascrivere dei suoni, ma piuttosto come una serie di segni che gli angeli e lo stesso Mosè avevano portato sulla terra e che erano stati trasmessi da Dio in persona. Per questo erano segni sacri, proprio come i geroglifici egizi. Le formule magiche dell'epoca greco-romana si rifanno sia alla tradizione degli antichi egizi, sia a quella ebraica. Quando si redigeva un incantesimo, si ricercavano parole nuove, dai suoni esotici ed evocativi. Spesso troviamo esempi di questo linguaggio all'inizio di una preghiera o di un testo di magia. Yah-oh, Sabeyov, Adonai. Venivano anche inseriti i nomi degli angeli, Michele, Gabriele, Raffaele, o parole palindrome, cioè che si possono leggere da destra o sinistra, e che possiedono un potere magico come Abranafanalba, Sesum Gen Bar Farenges, Shamas Ailam, tutte parole insolite ed esotiche, ripetute con una certa frequenza. Anche i cristiani copti d'Egitto attribuivano grande importanza al potere magico delle parole e delle lettere. Abbiamo numerosi esempi di testi in cui sono citati i primi versetti di tutti i Vangeli. Questo era un modo per invocare la forza divina. Quindi i testi cristiani venivano usati come una vera e propria fonte di potere. I cristiani copti si ricollegavano anche a tradizioni magiche provenienti da altre religioni. Il fenomeno è noto come sincretismo. Nei testi magici copti il sincretismo è evidente. Molti nomi sono di derivazione ebraica. Accanto a questi si trovano riferimenti non solo a divinità greco-romane, ma anche dell'antico Egitto. Infine, vengono citati molti elementi del mondo cristiano, ad esempio nomi di angeli e richiami a Gesù Cristo. È una delle massime espressioni del sincretismo. Un esempio interessante si trova tra i testi mistici della biblioteca di Nag Hammadi. In uno scritto si narra di un giovane che va a trovare il dio egizio Thoth. Il giovane ricerca la saggezza spirituale attraverso la pura magia dell'incanto della parola. In questo testo, il giovane pronuncia le sillabe zo, 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 za, 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 zu. Questi suoni evocativi venivano ripetuti per 20 minuti, o forse persino per un'ora, e servivano a raggiungere una specie di trance.
Sebbene la magia non sia mai stata autorizzata dalla Chiesa copta, è sopravvissuta nel corso dei secoli fino al periodo islamico. L'antica credenza, secondo la quale i testi sacri racchiudono poteri magici, sembra essere condivisa anche dai musulmani d'Egitto. Le prove sono visibili nei luoghi più inaspettati. In questo edificio si trova un nilometro, cioè uno strumento per misurare la profondità del Nilo. Venne costruito nell'861 d.C. e per più di 1000 anni venne usato per prevedere se in Egitto ci sarebbe stata alluvione, carestia o buoni raccolti. Sul nilometro sono incisi dei versetti tratti dal Corano che parlano d'acqua, di vegetazione e prosperità. Alcuni esperti ritengono che avessero finalità magiche simili a quelle degli amuleti in uso nell'antico Egitto. La magia si diffuse anche nella religione islamica e venne praticata dalla gente comune. Ancora oggi si fa uso di recipienti magici con inciso il nome di Maometto o di Allah o brani del Corano. Si ritiene che versando al loro interno dell'acqua e bevendola si ottengano effetti benefici. L'uso di recipienti magici in Islam è solo uno dei numerosi rituali che si rifanno direttamente alla tradizione degli antichi egizi e dei loro faraoni. Ho visto con i miei occhi una persona credente realizzare un talismano. Ha scritto su un pezzo di carta una frase tratta dal Corano, successivamente ha sciolto il testo sacro in un bicchiere d'acqua e l'ha bevuto. Circa 5.000 anni fa, gli antichi egizi ricorsero alla magia per opporsi alle avversità del destino. Da allora, gli egiziani di qualsiasi fede religiosa hanno utilizzato riti magici per invocare salute, protezione e amore. Il legame che unisce da sempre tutti gli abitanti della Valle del Nilo è forse proprio questo bisogno di combattere le avversità della vita ricorrendo ad una entità superiore, sia essa la magia o la religione.